È senza dubbio una delle figure più autorevoli al mondo. Il reverendo Billy Graham, uno dei leader spirituali più influenti del XX secolo. C'è bisogno di lei. Grazie, Billy Graham. Ecco l'evangelista, scrittore e predicatore Billy Graham. Ecco il nostro ospite, l'uomo che oggi ci onora con la sua presenza. Qual è il suo scopo? Girare tutto il mondo e portare questo messaggio. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Liberi, liberi. Se ripenso al mio passato, riconosco che è stato ricco di sorprese. Per esempio, non avrei mai immaginato di conoscere la regina e di incontrare così tanta gente in tutto il mondo. Dio, infatti, ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unico figlio! Riconosco la guida della mano di Dio in tutto. Il messaggio che voglio lasciarvi è: amatevi l'un l'altro! Quando ho iniziato a predicare molti anni fa, non avrei mai pensato che avrei raggiunto un pubblico tanto vasto. Accostatevi alla croce! Questo Vangelo è per tutti! Questa è opera di Dio. C'è soprattutto bisogno di avvicinarsi a Dio. Questa nazione ha un gran bisogno di un risveglio spirituale. A volte mi viene da piangere perché andando di città in città ho visto fino a che punto le persone si allontanano da Dio e si perdono. Fra tutto ciò che ho visto e sentito, solo uno è il messaggio che cambia la vita e il cuore delle persone. Un modo c'è per chi decide di seguire la croce. Voglio spiegare alla gente il significato della croce. Non quella che vediamo appesa a una parete e che molti portano al collo. Accogliamo questa libertà che ci è stata acquistata a prezzo della croce! Ma la vera croce di Cristo. Quella croce esprime l'immenso amore che Dio ha per l'uomo. La sua era una croce rozza, sfregiata, insanguinata. Il vero scopo della sua venuta era quello di morire! So che per molti questo è un messaggio provocatorio, ma è la verità. E di tutto cuore voglio lasciarvi con la verità. Dio dice: ti amo, ti amo, ti amo di un amore grande ed eterno! Lui vi ama tutti e vuole perdonare tutti i vostri peccati. Nelle nostre chiese c'è una croce. La croce è stampata su tutte le nostre Bibbie. Per me la croce era una cosa superata. Era il ciondolo di una catenina, al massimo. È un ornamento che molti portano al collo, sia cristiani che non cristiani. La croce non mi diceva proprio niente. Per me era soltanto un oggetto artistico che alcune rockstar esibivano. Ma quando si parla del vero, profondo significato della croce, la gente si offende. Perché succede questo? La croce disturba. Perché ti sfida, ti mette in discussione. E tuttavia è una sfida che tutti noi dobbiamo affrontare. Stavo veramente male e in più non riuscivo a capire da cosa venisse la mia sofferenza e quali fossero i miei problemi. Ho passato tutta la vita cercando, desiderando di poter fare qualcosa. Mi sembrava come di avere fame e sete. Inseguivo questa cosa che però proprio non riuscivo mai ad afferrare. Avevo subito maltrattamenti da persone più grandi di me. Alcune della famiglia, altri al di fuori della famiglia. Per cui una volta adulto cominciai a rispondere a tono. Litigavo con tutti. Il mio mondo era fatto di armi, droga e bande criminali. Una volta ero con degli amici e a un certo punto gli ho detto: state a guardare. E appena ho visto una donna alla guida di un'auto, mi sono lanciato in mezzo alla strada e le ho puntato la pistola, dritta in faccia. E l'ho fatto solo per il gusto di spaventarla. È stato un impulso per sentirmi il più forte. Mia madre mi parlava sempre di Dio. Forse in qualche modo credevo nella grandezza e nella bontà di Dio, ma col passare del tempo e soprattutto dopo aver vissuto le tragiche cose che accadevano intorno a me, beh, forse a quel punto, ecco, ho cominciato a dubitare del senso della vita e di Dio. Avevo 10 anni. Un giorno il mio patrigno venne a prendermi a scuola e mi disse che mio cugino Kelly era morto.
Ricordo di essermi infuriata con il mondo e con Dio e avevo concluso che se Dio era grande e buono, perché non aveva protetto mio cugino che era così piccolo e adorabile? Un bambino così simpatico e intelligente. Perché Dio non lo aveva protetto da un uomo cattivo, grande e grosso come il suo patrigno che lo aveva picchiato a morte? Quando salgo sul palco a predicare, osservo il pubblico e penso a tutte quelle persone, ciascuna col proprio vissuto e i propri bisogni. E so che sono tutte oggetto del grandioso amore di Dio. È un amore così grande da indurlo a mandare suo figlio, il suo unico figlio, a morire sulla croce. E la croce era la più terribile forma di pena capitale a cui i romani condannavano i criminali. Eppure Gesù ha patito tutto ciò al posto nostro, perché noi meritavamo la croce a causa dei nostri peccati, noi meritavamo l'inferno, meritavamo la condanna e le sue conseguenze. So che questo messaggio susciterà delle reazioni. Nessuno vuole sentirsi dare del peccatore. Per molti è un'offesa. La croce può offendere. Perché chiama con il loro nome i mali che dominano il nostro mondo. Vedete, la Bibbia insegna che tutti noi abbiamo sbagliato. Tutti noi siamo sbandati. Ognuno di noi a volte va per la propria strada. E quando facciamo di testa nostra, ci allontaniamo dal percorso tracciato da Dio. È un atteggiamento comune a tutto il genere umano ed è il motivo per cui oggi il mondo è in grave pericolo. Non è in pericolo per via delle bombe atomiche, ma a causa dei cuori degli uomini che progettano le bombe. Cuori colmi di invidia, odio, carnalità, avidità, conflitti, di tutti i peggiori istinti che innescano le bombe. Nell'anno in cui morì il mio cuginetto, ricordo di aver riflettuto molto sulla profondità del male che c'è nel mondo. Non volevo avere figli. Sarebbero stati soltanto altre creature destinate a soffrire. In quel periodo mi addormentavo ogni notte piangendo e smisi di credere in Dio. Non riuscivo a liberarmi dalla depressione. Così provai a interessarmi alle altre religioni. Ognuna aveva qualcosa di buono, ma nessuna mi portava alla vera guarigione. E ricordo di aver pensato: sono stanca di questo dolore, sono stanca di dormire così male, sono stanca di sentirmi un peso morto. Ne ho abbastanza di non sapere per chi vivo. E così, una notte ero nel mio letto e decisi che il giorno dopo mi sarei tolta la vita. Sapevo che non ce l'avrei fatta a vivere un altro giorno. Già quando avevo solo 16 anni mi sballavo tutti i giorni e andavo a donne, via una avanti l'altra. Ed è risaputo che quando mischi droga con alcol e la giovane età puoi creare un'esplosione. Mia madre era molto preoccupata per me. Un giorno afferrò una Bibbia e disse: io non so più cosa fare, ma adesso devi leggere la Bibbia. Ricordo che ho guardato le pagine della Bibbia e le ho strappate, poi le ho buttate a terra dicendo: non mi importa del tuo Dio, non me ne frega niente. Quel tuo Dio non significa niente per me. Uno dei motivi per cui la croce disturba la gente è che la croce esige, non vuole suggerire, esige qualcosa. L'adozione di un nuovo stile di vita da parte di tutti noi. Il peccato è una malattia del cuore umano che colpisce la mente, la volontà e le emozioni. Ogni parte del nostro essere è affetta da questo male.
Come possiamo uscire da questa schiavitù? Come possiamo liberarcene? Dio ci aiuta a spezzare le catene. La Bibbia dice: se uno è in Cristo, è una creatura nuova. Le cose vecchie sono passate. Tutto può diventare nuovo. Lui può rendervi persone totalmente nuove. Il giorno in cui avevo pianificato il mio suicidio, tornai a casa da scuola e c'era mia nonna. Non doveva essere a casa mia. Lei mi guardò e disse: «Tu hai qualcosa che non va, devi andare subito in chiesa». E io: «Non ci vado nemmeno per sogno». Lei a quel punto si mise a urlare e così iniziamo a litigare come due furie. E a un certo punto, stanca di sentirla sbraitare, dissi: va bene, ci vado». E poi, subito dopo, avevo intenzione di andare avanti con il mio piano. Entrata in chiesa, andai in fondo, mi lasciai cadere su una sedia. La gente intorno mi dava sui nervi e il pastore iniziò a parlare. Mi dava sui nervi più degli altri. A un certo punto disse: «In questa sala c'è uno spirito di suicidio». Posso dire che mi si rizzarono i capelli in testa e pensai: «Beh, questo è molto strano». Allora mi alzai e andai verso l'uscita. Un uomo dai capelli bianchi che era lì vicino mi fermò e mi disse: «Il Signore vuole che io ti parli. Vuole che tu sappia che anche se tu non hai mai avuto un vero padre, Dio sarà per te il padre migliore di qualsiasi altro su questa terra. Dio sa quanta sofferenza c'è nel tuo cuore. Ti ha visto piangere ogni notte prima di addormentarti». Ero rimasta sopraffatta da quelle parole. Poi mi disse: «Vuoi che preghi per te affinché Gesù possa toglierti quell'angoscia dal cuore?». Mi mise una mano sulla spalla e cominciò a pregare. E allora fu come se il Dio dell'universo si stesse mostrando proprio davanti a me. La prima cosa che percepì furono la sua santità e la sua bontà. E la seconda cosa di cui mi resi conto fu che io non ero né santa né buona. Stavo passando un periodo nero. Mi sentivo molto solo e depresso. Un giorno un mio amico mi contattò per invitarmi a una conferenza. E io pensai: perché no? Fu un'esperienza sconvolgente. Non avevo mai visto nulla del genere. Ex membri di bande criminali con cicatrici e ferite d'arma da fuoco che pregavano Gesù. Non avevo mai visto niente di simile. E ne ero molto incuriosito. Non dimenticherò mai quel pastore. Cominciò a parlare di Gesù e parlava di lui con un'intensità tale a cui non avevo mai pensato. Non avevo mai pensato al fatto che Gesù fosse anche una persona vera, con una vita vera. Me l'ero sempre immaginato come un'entità distante. Ma il pastore mi fece capire tante cose, raccontando di Gesù malmenato e frustato per un crimine che non aveva commesso. E che, nonostante tutto il dolore fisico che provava, aveva anche dovuto caricarsi la croce sulla sua schiena scarnificata e trascinarsi sul monte dove fu inchiodato a quella croce. Era un racconto vivido, dettagliato, mi sembrò quasi di vedere quello che accadeva a Gesù. E poi il pastore disse: «Come usate voi che vi credete dei duri chiamare Gesù rammollito? Insomma, guardate un po' cosa ha passato». E poi il pastore disse: «Non lo sapete che siete stati comprati a caro prezzo?». E a un tratto ebbi come un'illuminazione e pensai: «Wow!». Su quella croce Dio addossò a Gesù i nostri peccati. Non solo gli furono piantati dei chiodi nelle mani, ma prima fu flagellato. Il flagello romano era un arnese terribile, formato da funi con delle sfere di piombo all'estremità e usato per colpire i condannati fin quasi a farli morire. Gesù dovette caricarsi della croce e portarla. E nel suo stato di debilitazione era quasi impossibile. E
Eppure Gesù si trascinò con la sua croce fuori da Gerusalemme e a quella croce fu inchiodato. Ma per lui non fu quella la vera sofferenza. La vera sofferenza fu quando disse: «Dio mio, perché mi hai abbandonato?» In quel terribile momento, Gesù e Dio Padre furono separati. Gesù ha versato il proprio sangue e quel sangue ha portato con sé la vita di Dio. Il sangue è il punto d'incontro tra Dio e l'uomo. La Bibbia stessa dice: senza spargimento di sangue non c'è perdono. Ecco che cosa ha fatto Cristo su quella croce: ha espiato i nostri peccati. Ha versato il suo sangue, e versare il proprio sangue significa dare la vita. E quel sangue versato è proprio questo, la vita di Cristo. Mediante la sua croce e risurrezione, Gesù offre il perdono dei peccati, offre una vita completamente rinnovata e offre la vita eterna. Basta accostarsi alla croce con ravvedimento e fede. Gesù si è letteralmente caricato tutto questo sulle spalle per me. Ricordo di essermi prostrato, mi sono buttato faccia a terra e ho urlato: «Mi dispiace, Dio, mi dispiace!» Ma poi, si sa, dopo un po' succede che una cosa tira l'altra e in breve ero tornato a bere e ad andare a letto con molte donne e in quel momento cominciai a sentire davvero il peso del mio peccato. Ricordo che un giorno stavo guidando in autostrada pensando: «Dio, devi fare qualcosa, perché se non fai qualcosa potrei finire col far del male a me stesso o a qualcun altro. Non so cosa accadrà, ma non farmi morire». Fui preso in pieno da un camion e il mio fuoristrada cominciò a sbandare fino a capovolgersi e rotolare veloce. Il parabrezza andò in frantumi, schegge di vetro ovunque. Non avevo la cintura, per cui fui sballottato dentro l'auto. Quando alla fine mi sono guardato, avevo solo una scheggia conficcata in un braccio. Me la tolsi e fu tutto lì. Dissi: «Signore, io devo stare con te. Ho bisogno che tu mi cambi, ho bisogno che mi aiuti a fare sul serio e non devo più fuggire da te». Stavo cercando con tutto il cuore di conoscerlo meglio, di leggere la Bibbia, di crescere. E così cominciai a essere un appassionato seguace di Cristo. Ho capito che la giustificazione non è mai meritata, che nessuno di noi è giusto, nemmeno uno, e che le nostre opere sono panni sporchi davanti a Dio. Gesù visse la vita perfetta che io non sarei mai capace di vivere e morì della morte che avrei dovuto avere io. Ogni volta questa cosa mi emoziona perché penso: insomma, con lui c'è solo da guadagnare, io mi fido di lui. Se Dio, guardandomi, mi avesse detto: «Sparisci per sempre», avrebbe avuto ragione, sarebbe stato giusto. E nel momento in cui l'ho pensato, ho sentito che mi invitava nel suo abbraccio di grazia e di amore incondizionato. Era come se Dio mi stesse dicendo: «Ti amo, so che sei stanca del modo in cui hai vissuto e farò di te una persona nuova se me lo permetti». Il mio cuore gli disse semplicemente: «Sì, sì, ne ho bisogno, lo voglio davvero, ti prego». Ed è per questo che mi svegliai il giorno seguente con una pace e una gioia che non avevo mai provato prima di allora. Gesù mi ha salvato la vita e, cosa ancora più importante, la vita del mio primo figlio e del mio secondogenito. Non saremmo qui se Gesù non fosse intervenuto a salvarmi.
una delle cose più sconvolgenti è pensare che Gesù si è fatto peccato e che è stato il mio peccato. Sono stati gli errori che io ho fatto a portarlo su quella croce. È stata colpa mia. Lui è stato inchiodato, nudo e sanguinante su quel legno, sottoposto a un supplizio vergognoso, in modo che io non dovessi mai più vergognarmi di quanto fatto in passato. La verità è... La verità è che non c'è altra via al di fuori di Cristo e di quanto ha fatto. Senza di Lui non c'è vita. Non esiste alcun'altra via di salvezza se non per mezzo della croce di Cristo. Gesù ha detto: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno può venire al Padre se non per mezzo di me. L'unica via per arrivare al Padre, a Dio Padre, passa per suo Figlio, Gesù Cristo. Dunque perché Gesù? Perché su questa terra soltanto Lui è nato senza peccato. Ma soprattutto perché Gesù è il giusto e quando vieni a Lui sei rivestito della sua giustizia. Dio non vede più i vostri peccati, non vede più il vostro cuore, ma vede Gesù. Ora, non è che mi sia proprio tutto chiaro. Ci sono molte cose a proposito della croce e della salvezza che non comprendo. Ma del resto non mi si chiede di capire tutto, mi si chiede soltanto di credere. E chiunque di noi può credere, un cieco può credere, un sordo può credere, un anziano può credere, un giovane può credere. Credere significa fidarsi e affidarsi. E io mi fido di Dio e mi affido totalmente a Lui. Gesù Cristo, dalla croce, ti dice: io ti salverò, io ti perdonerò, io ti cambierò. Farò di te una persona nuova se verrai alla croce con fede e ravvedimento. Vieni a Cristo. Possiamo avvicinarci a Cristo soltanto per mezzo del ravvedimento. Ravvedersi significa cambiare. Cambiare il modo di vivere, abbandonare i propri peccati, convertirsi a Gesù Cristo e confessargli: sono un peccatore, ho bisogno di perdono e so bene che tu sei l'unico in grado di cambiarmi. The whole earth quaked at love's display. 3 days silent in the ground. This body born for heaven's crown. La Bibbia dice che nonostante la nostra ribellione e il nostro rifiuto, Dio vi ama. Vi ama così tanto che ha mandato suo Figlio a morire per i vostri peccati. E morendo sulla croce, Cristo divenne colpevole di menzogna, colpevole di calunnia, colpevole di gelosia ed invidia, colpevole dei peccati più odiosi. Cristo ha preso su di sé l'inferno che avremmo meritato io e te. Adesso, dice Dio, accetta ciò che ha fatto per te, credi in Lui, confida in Lui, e io perdonerò i tuoi peccati e ti garantirò l'eternità in paradiso. È tutto tuo ed è tutto gratuito. Non devi far altro che accettarlo. Oggi chiedo anche a te di riporre la tua fiducia in Cristo. Voglio invitarti a recitare questa preghiera, parola per parola, dopo di me.
Padre Celeste, so che sono un peccatore e ti chiedo perdono. Credo in tuo figlio Gesù, morto e risorto per i miei peccati. Mi pento dei miei peccati, mi allontano dai miei peccati. Invito Gesù a entrare nel mio cuore e nella mia vita. Voglio fidarmi di te e seguirlo come mio Signore e Salvatore. Nel nome di Gesù. Amen. È vivo! Io non ho dato la mia vita a un Cristo morto, ma al Cristo vivente. E Lui mi ha dato un messaggio da portare. Mi ha dato un faro da seguire. Io ho una ragione per vivere. So da dove vengo. So perché sono qui. So dove sto andando. E tu?